Quando è accaduto l'anno scorso l'inizio dello scontro in Ucraina, io mi sono subito chiesto, ma perché? Che bisogno c'è? Perché era evidente che l'Ucraina era già nelle mani degli Stati Uniti d'America, direttamente parlando. Non solo dall'anno scorso, da parecchi anni. Gli Stati Uniti e il Canada avevano praticamente preso in mano tutte le leve del potere, i servizi segreti, il governo in gran parte, l'esercito, le strutture della forza, come si dice in Russia. E io quindi mi sono chiesto, ma perché c'è bisogno di un colpo di Stato per cacciare via Yanukovych? Bastava aspettare un anno e mezzo, e lo avrebbero sostituito con calma, e invece lo hanno abbattuto. E lo hanno abbattuto con un colpo di Stato nazista. Sottolineo la parola, nazista. Le forze che hanno abbattuto Yanukovych, che combattevano nella Euromaidan, erano state preparate da lungo tempo sui territori dell'Ucraina, della Galizia soprattutto, della Polonia e delle Repubbliche Baltiche. Guarda caso, tutti e tre paesi che sono parte dell'Unione, tutti e quattro paesi che sono parte dell'Unione Europea, ma che non sono mai stati denazificati, che sono entrati in Europa portandosi dietro la memoria del nazismo. Adesso ne abbiamo quattro. Il quarto sta entrando in Europa come paese nazista, con tre ministri americani, e fra poco lo avremo nella NATO. Sì. E ho l'impressione che prima che entri nella NATO succederà qualcosa di molto grave, molto grave. Si sta preparando il fronte nord, sulla frontiera tra le tre repubbliche baltiche e la Russia è in corso una preparazione di guerra e di provocazioni. E quindi è molto probabile che nelle prossime settimane, forse mesi, voi assisterete a qualcosa di molto grave su quella frontiera, perché è su quella frontiera che si prepara per convincere gli europei che bisogna colpire la Russia. Ecco, la crisi di Ucraina, sarò sintetico, non è una crisi di Ucraina, è l'inizio dell'offensiva degli Stati Uniti d'America e dell'Europa che ci ha creduto contro la Russia, offensiva diretta contro la Russia. L'Ucraina è stata usata come un bastone per colpire la Russia. E per fortuna la Russia non ha accettato la trappola, non ci è caduta. E ha retto fino ad ora l'offensiva, che si manifesta con le sanzioni, come voi sapete, con l'abbassamento artificiale del prezzo del petrolio, che serviva per stroncare le esportazioni russe verso l'Europa e verso il resto del mondo e per quindi creare le condizioni per una crisi economica e sociale in Russia che avrebbe dovuto portare all'ennesima rivoluzione colorata.